Emigrazione 2.0. Interviste a giovani bellunesi residenti all'estero. Nuovo appuntamento con Emigrazione 2.0, un saluto a chi ci sta seguendo, a chi ci sta ascoltando su Radio ABM Voce delle Dolomiti, in questo nostro spazio in cui andiamo a conoscere i nuovi bellunesi nel mondo, i giovani bellunesi in giro per il mondo. E a questo proposito saluto il nostro ospite di questa puntata, è venuto a trovarci da Zurigo, Luca Urpi. Benvenuto Luca e grazie mille. Grazie, ciao Simone, ciao a tutti. Ecco appunto Zurigo, raccontaci un po' da quanto tempo vivi a Zurigo e che cosa fai lì. Allora, io sono arrivato a Zurigo ormai 7 anni fa. Sono andato lì per lavorare al Politecnico di Zurigo, mi sono trovato bene e allo stesso tempo in questi 7 anni ho anche maturato l'idea. Bene lavorare all'università, però volevo rimanere a Zurigo, mi ero trovato bene, quindi ho cercato lavoro in un'azienda e al momento lavoro in uno studio di ingegneria abbastanza grosso vicino Zurigo, non più a Zurigo, ma continuo a vivere a Zurigo, quindi sono da lì. Ecco, so che prima di approdare, insomma, di trasferirti a Zurigo, eri stato anche a Berlino, se non sbaglio. Ecco, ti chiederei di ripercorrere un po' qual è stato il tuo percorso di studio, di formazione e di carriera poi anche lavorativa che ti ha portato appunto oggi a fare quello che fai in Svizzera a Zurigo. Bene, allora, come tanti qui di Belluno sono andato all'università, ho studiato prima a Padova 3 anni, poi per la specialistica mi sono trasferito a Trieste perché volevo vedere una città col mare e l'ho vista, mi sono trovato molto bene, comunque era comunque lontano da Belluno ma vicino abbastanza, e poi volevo fare un'esperienza all'estero, quindi mi sono un po' guardato intorno, ho cercato con l'università, ho studiato fisica, quindi si trovano posizioni di ricerca e ho avuto una proposta di andare, cioè c'era questa opportunità, avevo fatto il colloquio, ero stato scelto per fare il dottorato a Potsdam vicino Berlino e quindi mi ero trasferito a Berlino. Quindi ero entrato nel mondo tedesco, io non parlavo tedesco prima di andare lì, quindi fra le tante cose che ho imparato vivendo all'estero c'è stato anche il tedesco. Poi ho fatto un'esperienza di un anno in Olanda, poi sono tornato a Berlino e dopo 5 anni a Berlino ero un po', mi sentivo un po' come in un'isola. È molto bella la città, anche molto tranquilla, molto vivibile, però era un po' troppo a nord, un po' troppo piatta magari, e l'inverno era freddo certamente ma anche buio, e quindi ho detto proviamo ad andare un po' più a sud e appunto ho avuto questa opportunità di andare a Zurigo. Così sono andato. Ecco, appunto si dice, no, che no, non è un dettaglio, insomma, ma no, non parlavi il tedesco quando ti sei trasferito in Germania, e immagino, insomma, che questo abbia creato anche magari qualche difficoltà. Ecco, com'è stato l'impatto con l'emigrazione, il trasferirsi, lasciare l'Italia e appunto trovarti in una nuova realtà, con una nuova lingua, con una nuova cultura e con un mondo diverso, insomma, in qualche modo? Allora, io di mio ho questo vantaggio che non sono perfezionista, quindi sono andato un po' nel vuoto, perché mi sono informato anche magari leggi, trovare casa, come funzionano tante cose, e io devo dire mi sono sempre cercato un po' di non farmi fregare, per esempio, okay. E anche per esempio la scelta della casa, andavo lì per molto tempo ma all'inizio ho detto trovo qualcosa di temporaneo, proprio un subaffitto, una stanza per un paio di mesi per esempio, per capire come funziona. Non so subito a cercare la casa che voglio per 2 anni o così. E devo dire che all'inizio questo sentirsi un po' temporanei e sapere che le cose bisogna adattarsi mi ha un po' aiutato, e ho cominciato anche a studiare il tedesco in loco. C'è il vantaggio che Berlino è una grande città, anche con l'inglese si può fare tutto, però si rimane sempre un po' in questa dimensione, un po' una piccola bolla se non si parla la lingua, e quindi devo dire all'inizio anche magari Berlino ci sono abbastanza matti per strada e ti parlano in tedesco o magari gridano anche verso di te, ma non sono cattivi, però se non capisci la lingua magari finisci subito nervoso, la prendi molto sul personale, magari proprio ti influenza perché dici qua mi vogliono male, quando invece magari è una persona che ha problemi e secondo non stava dicendo niente di male, magari ti sta gridando che bella giacca ma tu non capisci. Però il tedesco dà un po' l'impressione magari a volte di essere duro e spigoloso. I suoni sono molto diversi. Poi quando uno comincia a capire, capisce, tipo è molto strano perché uno capisce subito quanto c'è nella lingua e così, ma chiaro, non parlandolo sì, l'impressione è
è dura. Ecco, allora ci dicevi che hai lavorato anche all'università, al Politecnico di Zurigo. Ecco, che cosa facevi, che cosa fai invece adesso a Berlino? Hai fatto il dottorato, hai anche lavorato in Olanda, che cosa hai fatto? Ecco, raccontaci un po'. Sì, insomma, sì. Dunque, ho studiato fisica e il tema che ho approfondito erano i terremoti, perché i terremoti sono una cosa geologica, diciamo, ma anche fisica. Ne sappiamo poco perché sono molto in profondità, quindi con l'osservazione si riesce a capire molto, ma capire come si muove proprio nel momento del terremoto non è facile, o quali sono le cause. Quindi io mi occupavo un po' di, diciamo, la traduzione in modelli matematici del terremoto e delle possibili cause. E l'ho sempre fatto applicato già a Berlino. Ho iniziato a lavorare all'università per ricercare come le attività umane influenzano lo stato del sottosuolo, come si muovono i fluidi e come questo può portare a generare un terremoto, piccolo o grande. Ed è una cosa che in realtà persino i romani sapevano: quando c'erano le miniere c'erano delle vibrazioni, delle accelerazioni, e questi erano micro terremoti o anche più grandi possibilmente. Quindi io ero in quest'area che era un'area che nel 2010 cominciava a essere applicata, cominciavano ad esserci vari problemi per varie tecnologie del sottosuolo, di sfruttamento, e quindi era un'area un po' in crescita, e quindi mi trovavo a fare ricerca su un tema che era caldo, diciamo, nel settore. Quindi dopodiché sono andato a lavorare in Olanda. In Olanda era un centro di ricerca, quindi sempre vicino all'università, però già con molte più applicazioni. A Zurigo mi sono trasferito e lavoravo al Servizio Sismologico Svizzero, che è l'equivalente dell'INGV qui in Italia. Okay. E lì era ricerca nonché servizio, quindi localizzare i terremoti, quando succedono, quanto grande è, però anche capire come poteva influenzare alcune attività del futuro lo stato del sottosuolo. E lo studio di ingegneria con cui lavoro adesso lavora molto con la geotermia, quindi attività del sottosuolo, ma anche con lo stoccaggio dei rifiuti nucleari, perché c'è questo tema: in Svizzera hanno centrali nucleari, le spegneranno, almeno questo è l'andazzo adesso, e devono pensare dove mettere questi rifiuti nucleari, perché possono essere molto pericolosi, non sono grandi quantità, non sono enormi, però il tempo per cui possono danneggiare, creare problemi anche seri è abbastanza lungo, e quindi è un problema di ingegneria, è un problema di geologia, è un problema anche sociale, perché bisogna comunque raggiungere un accordo, diciamo, perché anche la struttura, il piano generale che hanno vari paesi, non solo la Svizzera, è costruire una grande miniera, quindi svuotare una grande massa, riempirla con questi rifiuti e con del materiale di contenimento e poi chiudere questa miniera. Ma anche solo la miniera, le dimensioni, vuol dire avere per 10-15 anni camion e camion, che è un grosso traffico, quindi certo. Non solo il rifiuto, ma anche tutto quello che c'è attorno è una cosa che ha un impatto sociale grosso. Ecco, e appunto hai vissuto in quattro diversi paesi, no? Beh, l'Italia, chiaramente, dove sei nato, cresciuto, la Germania, l'Olanda, la Svizzera. Ecco, quindi hai avuto modo tuttora di fare un po' un confronto, no? con l'Italia, pregi, difetti. Ecco, ti chiedo questo, no? Anche vedendo da fuori spesso l'Italia, vedendo le cose da più distante, si riesce magari a focalizzarle meglio a volte. Anche se sembra un po' un paradosso, no? Però allontanandosi a volte si vedono meglio le cose. Ecco, se dovessi fare un confronto in base alla tua esperienza personale, ecco, quali sono gli aspetti positivi magari che ti mancano dell'Italia o comunque del contesto bellunese? Quali sono invece le cose che hai trovato di positive nei paesi, nelle realtà in cui hai vissuto e che vorresti magari portare qui se fosse possibile, insomma? Questa è una cosa difficile, e devo dire, più sto via più penso, ok, penso di avere chiaro e di essere neutrale in come giudico, e invece mi rendo conto, no, forse in realtà ho ancora più pregiudizi, più idee di quando sono partito, e in più l'Italia che io ho in mente magari è già quella, comincia a essere 10 anni fa, quindi già vedo alcune cose diverse che dici, ah, ma funziona così, adesso la pensiamo, senza che sia meglio o peggio, poi la vedo un po' diversa, quindi sono un po' che dico, ok, sono proprio partito. E non so, ci sono tante cose, ma una cosa che proprio direi che è quello che noto stando nel mondo tedesco, a volte, perché anche com'è la scuola, per esempio la scuola in Italia, una persona può, un ragazzo dice, magari non è tanto bravo a scuola, però dice, ok, voglio andare al liceo, voglio andare all'università, e può farlo. Il mondo tedesco invece c'è già una selezione grossa quando hanno 10 anni. Non dico se sia giusta o sbagliata, secondo me la fanno presto,
però quello che hanno anche è che loro sanno già quante persone andranno all'università, e dall'altro lato, quella che è un po' la mia percezione, chi va all'università si sente un po', diciamo, il prescelto, okay, oppure che ha questo privilegio, e quindi non ha tanti dubbi, non è che abbia un po' il senso di inferiorità, è una persona che quando va avanti ha la sua idea, e la sua idea è quella giusta, e non è che sta a guardare a pensare, ok, ma come fanno in Belgio o come fanno in Danimarca. Questo del mondo tedesco, ed è quello che in Italia abbiamo un po' sempre, abbiamo un po' la mania, tipo magari diciamo Belluno, ma noi siamo pochi e non siamo tanto furbi, quindi dobbiamo stare con gli altri, e gli altri è metti in Veneto, poi in Veneto possiamo, dobbiamo stare con quelli un po' più intelligenti che sono sempre fuori, e quindi Roma. Poi quando è a livello nazionale, dobbiamo stare con l'Europa perché lì si... Ed è questo senso un po' di inferiorità che secondo me è tipo... Sì, riconoscere i propri difetti, ma dall'altra lasciarlo stare questa inferiorità. Non è che sono... Per due motivi. Anche dalle altre parti ci sono persone, con i loro pregi e i loro difetti. E il secondo, ancora un po' più subdolo, è che se tu già ti poni verso l'altro un po' come inferiore, e l'altro se ne approfitta, non so, certo, è proprio... Ti vede debole, un po' un, diciamo, un po' una roba legge della giungla, però non stai trattando allo stesso livello. Quindi sì, sintetizzo un po', forse dimmi se sbaglio, insomma, cioè, un po' sembra questa idea che fuori siano migliori, no, di noi, quando magari in realtà su certe cose possiamo anche essere più bravi noi italiani, forse, no? Non so se hai riscontrato qualcosa in cui magari l'Italia, qualche aspetto anche della quotidianità, della vita di tutti i giorni, non necessariamente del tuo settore di lavoro, dell'ambito accademico, ecco, se c'è qualcosa in cui dici, beh, ma qui in Italia siamo più bravi noi a fare questa cosa, o comunque il modo di fare italiano è migliore da questo punto di vista. So che è un po' una semplificazione, magari, sì, però... No, ma capisco, ed è proprio una cosa che io dico, per esempio, una è la salute, il sistema della sanità, che non funzionerà tanto bene, ma come è pensato questa idea che tutti paghiamo, perché può succedere a tutti che ci andiamo all'ospedale, quindi tutti paghiamo con le tasse, così, quello secondo me è proprio una cosa che... È una cosa molto migliore di tanti altri paesi. E un'altra cosa che abbiamo come persone, che possiamo davvero spiegare, è il mangiare. Ma non voglio dirlo come cosa trita e ritrita, ma davvero anche inconsciamente noi ce l'abbiamo in mente che noi siamo quello che mangiamo. E abbiamo uno standard abbastanza alto per il mangiare. Non è mangiare, non è nutrirsi, non è che stai a contare solo le calorie. Certo. È proprio una cosa un po' di fondo che è importante. Ed è giusto, perché comunque quello che ci mettiamo dentro è quello che siamo. C'è una cultura, no? Magari più sviluppata, più attenta proprio al... sì, appunto, come dicevi tu, non solo all'atto pratico, insomma, di inserire del cibo nell'organismo, ma ha una cultura dietro. E no? Questo intendo, non è che dobbiamo avere l'istituto del cibo, ma magari servirebbe così. Però è una cosa che abbiamo, è diffusa, tutte le persone sanno quello che è buono, quello che no. Sappiamo anche che certe cose fanno male ma sono buone, per esempio, e non è che per questo, quindi abbiamo in noi la misura, e se uno guarda le statistiche di come si vive, cioè in Italia comunque, che è un paese che come area non è che sia pulitissima, per esempio la pianura padana non risulta proprio al top, però le aspettative di vita sono abbastanza lunghe. E Zurigo che città è? Cosa ti piace di Zurigo? Cosa magari non ti piace? Come ti trovi? Se sei lì ormai da 7 anni, insomma, immagino che ti stai trovando bene. Ecco, ma raccontaci un po'. Sì, allora, Zurigo è una città... è una delle più care del mondo, e questo si sa, però quando uno ha uno stipendio di là è proporzionato. E quindi io faccio sempre il conto, ok, quanti caffè potrei comprare a Milano con lo stipendio, quanti a Zurigo, che a Zurigo ne compro di più. Costano di più, ma è tipo... ma ne posso comprare di più almeno, insomma, un po' più bilanciato quello. È una città moderna perché ha mezzi di trasporto pubblici, è una cosa che dico, ha un aeroporto grandissimo, ma anche se uno vuole andare in giro per Zurigo, che è una città di dimensioni come metti, magari come una Bologna, così, non è molto grande, però ha sistemi di trasporto pubblici capillari, per cui le persone usano il trasporto pubblico. Non è solo chi non ha i mezzi, anzi, è anche chi avrebbe i mezzi per andare in giro in macchina tranquillamente che usa il trasporto pubblico. E clima è simile a qui, c'è il lago, che quindi l'inverno non è molto freddo, ed è usato dalla città, è in mezzo alla città ed è usato, le persone vanno lì, fanno il bagno e tutto. E quello che mi piace ovviamente anche, ci sono due università, perché una è il Politecnico, l'altra è Zurigo, che sono sia dei magneti, perché attirano molte persone da
ovunque nel mondo, quindi c'è la Svizzera, diciamo, tradizionale, dove parlano il dialetto svizzero, che è un tedesco ma dialetto, diciamo, ma anche persone che arrivano da tutto il mondo, quindi c'è questo continuo, diciamo, influenza dall'esterno, ed è una città con una buona qualità di vita, quindi. Ok, beh, adesso mi hai detto le cose positive, almeno un difetto, okay. Dobbiamo trovarlo. Beh, se c'è. Allora, il difetto, per esempio, tutta la Svizzera vede i zurichesi come arroganti, okay. Sono un po' tipo i milanesi della Svizzera, per dire, quindi questo lo dicono gli altri dei zurichesi. E c'è dal fatto che sia una città così ricca, a volte sorprende comunque come tematiche sociali siano ancora così indietro. Per esempio, la maternità è 3 mesi, perché è un'idea condivisa anche da Zurigo, che insomma la donna partorisce e poi dopo non sta più a lavorare, sta a casa. Questo anche a Zurigo, città moderna, e così c'è un po' dentro un po' di, diciamo, questa visione di retroguardia. Magari andava bene quando dovevamo, non so, spaccare la pietra e cacciare gli animali, ma sono passati 2000. I tempi sono un po' cambiati. Sì. Ecco. E uno dei temi, no, dei nodi quando si parla di emigrazione, di nuova mobilità, insomma, le partenze sono molto numerose dall'Italia, anche dalla provincia di Belluno ogni anno, e c'è il tema però del rientro, no? Che quello che manca è per l'appunto il rientro positivo, magari che le persone vadano a fare esperienza all'estero, ad acquisire competenze, a conoscere altri contesti, altre realtà, però poi fanno fatica a rientrare. Ecco, dal tuo punto di vista, intanto ti chiedo se tu hai mai pensato, stai pensando, hai la prospettiva del rientro, e poi anche una domanda più in generale: secondo te, appunto, che cosa manca all'Italia per far sì che i suoi talenti, le persone più di talento, più brillanti, magari con una formazione migliore, che vanno all'estero, ecco, per farle magari rientrare, o comunque per attrarre persone altrettanto qualificate da altri contesti? Perché anche questo è un punto in cui, appunto, il nostro paese fatica, è quello che ha tante persone che partono e poche che arrivano, che rientrano, comunque che arrivano da altri paesi. Io penso che in Italia, allora, io intanto personalmente sono partito senza avere il progetto se stare via o così. E infatti pensavo un po' che se torno cosa faccio, dove vado, un po'. Magari per il ramo di azienda dove sono finito io troverei delle opportunità in zona Milano e non andrei lì a vivere, onestamente. Lo dico. È una città grande, ma è una città con molti problemi o così, quindi dico no, sto a Zurigo oppure me ne torno in Agordo. Okay. Quindi quelle un po' le due scelte. Come misure generali, io devo dire che secondo me, per quanto riguarda provare a riattirare le persone che hanno acquisito un bagaglio all'estero, così, siccome in Italia siamo già più di così, è inutile farlo, secondo me, perché ci sono già degli sgravi fiscali molto grandi. Devo dire che se io guardassi puramente sulla carta questi incentivi, che dici ok, ma che io torno in Italia, me lo danno, ce l'ho qualcosa in cambio dell'esperienza che porto, così, e quelli ci sono. Quindi quello, devo dire, quello che è davvero è proprio, forse è più una cosa un po' di sistema. Ok, una persona che vive in Italia, perché si lamenta di tante cose? Quindi quando, per far tornare uno, ci sono, diciamo, un po' i meccanismi per attirarlo, e ho avuto dei colleghi che sono, anche un po' mia sorpresa, che sono rientrati, devo dire. Questi meccanismi nel loro funzionano. Quello che manca è forse è proprio il problema generale dell'Italia. Quindi quello che non funziona per chi ci vive e per chi arriva, nel senso. Quindi non tanto il focalizzarsi su farli rientrare, ma davvero chi è qua, chi è già qua, insomma, un po'. Cos'è che non... Quindi un problema un po' di sistema, no? Di forse, cioè, mi viene da dire quasi dal tuo discorso, insomma, un po' da rifondare un po' tutto su tutti i fronti, no, non c'è un solo problema o comunque pochi problemi, ma tanti problemi che magari spingono a partire poi a non tornare più, insomma. Io posso dire, non voglio fare il discorso politico, ma quello che posso dire, sono andato in Germania con tutte le buone intenzioni sull'Europa unita e così. E da quando sono stato lì e in Olanda, io devo dire, sono diventato euroscettico. Addirittura. Sì, sì, ma devo dire, nel senso, è comunque, ce l'abbiamo questo sentimento che siamo un continente, che siamo molto simili, ma ci sono troppe cose che abbiamo costruito forse mettendo un po' un carro davanti ai buoi, o cercando una, facendo, prendendo per ipotesi che fossimo omogenei, quando invece non lo siamo. E quindi, che è un po' il problema anche dell'Italia in realtà, che se uno lo guarda, senza voler essere, diciamo, leghista della prima ora, però sono tante realtà eterogenee. Se uno guarda ogni regione italiana, potrebbe essere una nazione anche, perché ha
culture locali, ha una grande storia, e tutte, lo dico proprio, tutte sullo stesso livello. Sì, ci sono tante realtà diverse, insomma, anche proprio con ognuna con le proprie tradizioni, con le proprie culture, insomma, però forse anche questo, no, il bello per chi magari viene da fuori, insomma, di vedere l'Italia, tanti contesti differenti. Ti faccio l'ultima domanda, un consiglio a un giovane bellunese che ne so che sta finendo le superiori e sta valutando, o anche che sta finendo l'università e sta valutando se rimanere in Italia o se andare all'estero, con il tuo consiglio in base alla tua esperienza personale. Ok, la mia esperienza era sicuramente, parlando una lingua diversa o provando a studiarla almeno, si può prendere una prospettiva diversa, quindi la lingua può essere il francese, il tedesco, l'inglese, quella più ovvia, diciamo, aiuta a avere un punto di vista diverso, e dall'altro è un po' pensare che comunque come persone noi siamo sociali, quindi anche se c'è la competizione, c'è sempre tra di noi, però in realtà quando si riesce a fare qualcosa è quando si riesce a fare qualcosa insieme, quindi ci sono le... sapere il proprio valore e capire in che modo si può metterlo al lavoro insieme in una squadra, quindi può essere anche, se sei ingegnere, con quale azienda trovi che c'è un po' di crescita e che insieme puoi contribuire al problema, per esempio. Quindi un po' guardarsi allo specchio e dire, a un certo punto anche accettarsi, in un certo senso. Va bene puntare a migliorare, ma anche accettarsi e dire ok, io sono così. Troviamo un gruppo di persone con cui mi trovo bene insieme, ecco. Non siamo orsi solitari. Ecco, conosce, che è un po' è difficile come cosa, in realtà sembra semplice, no? Però non è così scontato, insomma, non è così facile da fare. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, ti ringrazio per essere appunto venuto qui in visita all'ABM, a Radio ABM, e ti ringrazio ancora, insomma, per questa chiacchierata, e a presto. Grazie, grazie a tutti e continuate col vostro lavoro. Grazie ABM. Grazie. Avete ascoltato Emigrazione 2.0, interviste a giovani bellunesi residenti all'estero.